Ciao a tutti, io sono il Dylan Gofilo. Oggi recensione del film Nessuno siamo perfetti. Sabato 27 giugno 2015 sono andato nel cinema della mia città, Milano, per chi non sapesse, a vedere questo film. Ho ancora quel biglietto, non ce ne frega niente a nessuno. Dylan Gofilo, taglia corto, ti è piaciuto o non ti è piaciuto questo documentario su Tiziano Sclavi? No, non mi è piaciuto, mi ha deluso. Ah, cosa dici Dylan Gofilo? Sei tu che non capisci niente, Dylan Gofilo, fai schifo, pollice in giù al video. Benissimo, allora un attimo, fatemi spiegare, un attimo. Perché non mi è piaciuto? O meglio, mi è piaciuto, però mi ha deluso. È diversa la cosa. Se una cosa non ti piace, vuol dire che cavolo, non ti piace. Ti ha deluso, vuol dire che il film è bello, ma poteva spingersi oltre e soddisfarti. Cosa è successo? Il film dura 1 ora e 10 e io dico, cavolo, 1 ora e 10 dove Tiziano Sclavi viene intervistato e dove Tiziano Sclavi ci illumina. E invece no, cavolo. In 1 ora e 15 di film solamente 10 minuti sono stati dedicati ad intervistare Tiziano Sclavi, e quel poco che ha detto in quei 10 minuti io lo sapevo già. Il 90% delle cose che Tiziano Sclavi ha svelato in quei 10 minuti le sapevo già, perché le ho lette da qualche parte, perché erano nel trailer. Il trailer del film Nessuno siamo perfetti è già il film. Quindi vi sconsiglio di vederlo al cinema, perché voi vedete il trailer sul canale YouTube della Sergio Bonelli Editore, Nessuno siamo perfetti trailer, quello è già il film fatto e finito. Io sono andato al cinema e era un continuo déjà vu, erano le stesse scene, le stesse cose che si erano già viste nel trailer, cioè insomma nulla di nuovo. Voi vedete il trailer, è già praticamente il film completo. Per tutto il resto del tempo voi direte, sì va bene, 10 minuti per Tiziano Sclavi e tutto il resto. Cosa si vedeva in tutto il resto, insomma, negli altri minuti cosa c'era da vedere? Niente, solamente gente presa a caso che diceva le proprie esperienze su Dylan Dog. Un gelataio mi pare che diceva, sì mia figlia leggeva Dylan Dog, ma cosa me ne frega a me del gelataio che tua figlia leggeva Dylan Dog? Io sono andato al cinema per vedere un'intervista a Tiziano Sclavi, non me ne frega niente di una ragazza a caso che fa la cantante, che non ho mai sentita in vita mia, che mi parla, sì, mi faceva innamorare perché Dylan Dog ti fa innamorare, ma cosa me ne frega, io volevo Tiziano Sclavi, non volevo quella gente lì. Poi c'era anche gente comunque che ha collaborato con Tiziano Sclavi, meno male, perché altrimenti il film sarebbe stato una roba inutile. Invece, fortunatamente, Giancarlo Soldi, il regista, ha avuto la buona idea di intervistare anche qualche collaboratore di Tiziano Sclavi. C'era Roberto Recchioni, attuale curatore della serie, c'era Giampiero Casertano, bravissimo disegnatore, c'erano tanti altri suoi colleghi, quello che fa Martin Misteri, che non mi ricordo neanche come si chiama Castelli, Alfredo Castelli, c'era anche lui. Però diciamo che quello che mi interessava a me era il succo dell'intervista di Tiziano Sclavi. Cosa ha detto Tiziano Sclavi in quell'intervista? Allora, vi dico, allora, si sa già tutto di Tiziano Sclavi, che quando saprete meglio di me che quando scriveva i suoi racconti era ubriaco, più beveva più scriveva. Ci sono state 2 o 3 cose inedite che io non sapevo, che ho avuto il piacere di scoprire. La tosse non mi abbandonerà mai. Iniziamo la prima. Groucho ha dato molto filo da torcere a Tiziano Sclavi. Groucho ha esasperato Tiziano Sclavi. Groucho è capace di far esasperare Dylan, Block, tutti quelli che incontra, compreso Tiziano Sclavi. Cosa succede? Quando Tiziano Sclavi perdeva i pomeriggi interi per scrivere una singola battuta per Groucho. Groucho è davvero un elemento difficilissimo da inserire in una storia di Dylan Dog. E ci sono alcuni scrittori che riescono a fare questa cosa, ma è davvero difficilissimo. Poi, ai tempi di Tiziano Sclavi non c'era il computer, non è che vai su internet e cerchi le battute, non c'era niente, doveva uscire tutto dalla sua testa. Davvero giostrarsi con il personaggio di Groucho è stata la più importante, più difficile sfida per Tiziano. Successivamente si può dire che Tiziano Sclavi è davvero un folle, perché per inventare un personaggio come Dylan Dog bisogna essere dei pazzi maniaci completi.
più pazzo ancora di Tiziano Sclavi è il lettore che va a leggere Dylan Dog. E quindi siamo in una gabbia di matti, ci stringiamo tutti la mano, siamo tutti sulla stessa barca, tutti pazzi, chi scrive, chi legge Dylan Dog, bisogna essere davvero dei pazzi maniaci. Tiziano Sclavi, 25 anni di psicoanalisi, cioè cose dell'altro mondo, non vi dico io da bambino quante volte sono andato dallo psicologo, ormai anch'io sono mentalmente instabile, anch'io ho i miei motorini che passano, un casino qua a Milano è sempre un casino. Quindi chi scrive, chi legge Dylan Dog è un pazzo, ci siamo. Poi, cosa ha detto? Tiziano Sclavi è una cassaforte inespugnabile. Tiziano Sclavi è un uomo impenetrabile. Giancarlo Soldi è andato lì proprio con le pinze a estrapolare le singole parole dalla bocca di Tiziano. Giancarlo Soldi che, grazie a una regia molto acuta, è riuscito a andare oltre le parole di Tiziano, mi spiego meglio. Siccome Tiziano Sclavi nel corso dell'intervista, quella breve intervista, era sempre praticamente muto, faceva davvero fatica a dire, a comunicarci qualcosa, parlava però, mentre parlava Giancarlo Soldi avvicinava tantissimo l'obiettivo della telecamera e andava a raggiungere proprio gli occhi, ed è dagli occhi che lo spettatore andava ad interpretare le parole che Tiziano diceva in quel momento. Insomma, è un caso patologico. Vedere quel film lì, bisogna stare davvero attenti, perché Tiziano Sclavi parla pochissimo, e però tu, per capire quello che dice, devi guardarlo negli occhi, le espressioni, i singoli movimenti. Davvero è un caso, è Tiziano Sclavi, non c'è altro. Non trovo aggettivi per descriverlo. Tiziano Sclavi è Tiziano Sclavi. Tiziano Sclavi è Dylan Dog, ma attenzione, perché è Dylan Dog? Molte volte avrete sentito dire questa frase, Tiziano Sclavi è Dylan Dog, ma perché proprio adesso che ho visto Nessuno Siamo Perfetti, ho visto, ho sentito alcune frasi di Tiziano Sclavi molto particolari, che adesso mi fanno vedere alcune storie di Dylan Dog in maniera diversa. Quindi il film sì, in qualche modo è utile, però diciamo che mi ha deluso, perché di Tiziano Sclavi c'è poco, parlano più che altro i collaboratori, ma comunque qualcosa mi ha insegnato quel film lì. Dicevo, ad esempio, alcune storie, sempre scritte da Tiziano Sclavi, di Dylan Dog sono proprio lo specchio della sua anima. Tiziano Sclavi che ha Tiziano Sclavi che non riesce a parlare con la gente, non è che lì gli parli, è davvero un personaggio difficile. Tiziano Sclavi che però attraverso i libri e attraverso il fumetto, libro, quello che è riuscito a prendere tutta la sua anima e incollarla, ha fatto un copia incolla di se stesso nel personaggio di Dylan Dog. Tiziano Sclavi andava in giro con le camicie rosse, si vestiva sempre uguale, proprio come Dylan. E un personaggio così, voi dite, cavolo, è chiuso in se stesso, parla poco. Cavolo, invece no, Tiziano Sclavi abitava in campagna. Dopo, quando è andato a Milano, si è trasferito a Milano, perché quando Tiziano Sclavi è arrivato a Milano ha detto Dio esiste. Quindi vedete che una persona, anche se apparentemente introversa, comunque ha molto da offrire, ha un suo lato nascosto, è un uomo mascherato, come si può dire? Davvero è un autore unico, non ce ne saranno più così. Speriamo che, insomma, adesso Tiziano Sclavi non so quanti anni ha, avrà 60-65 anni, spero che riesca ancora a scrivere qualcosa prima di morire, perché è un peccato, cioè nel senso, fatelo scrivere, che qualcuno lo faccia scrivere, qualsiasi cosa. Un genio così il mondo deve conoscerlo fino alla fine, insomma. Però Tiziano Sclavi ha detto che non scriverà più, perché appunto Dylan Dog proprio l'ha fatto esaurire completamente, beveva, perché lui era un ex alcolista e allora continuava a bere, più beveva più scriveva meglio, insomma sì, un disastro. Comunque, per concludere, il film ve lo consiglio o non ve lo consiglio? Insomma, non è necessario andare a vederlo, nel trailer trovate già
già tutto il film completo. Per il resto, alcuni lati inediti, qualcuno ve l'ho detto, sono riuscito a trovarlo nel film, le altre cose si conoscono già tutte, cioè se voi andate su Wikipedia e scrivete Tiziano Sclavi vi appaiono già tutte le cose. Ecco, un altro lato inedito che è stato svelato solo nel film, dopo chiudo perché sennò faccio un video di mezz'ora. L'ultimo lato inedito è che Tiziano Sclavi ha avuto un rapporto con i suoi genitori davvero difficile, specialmente con sua mamma che per punirlo, non si sa di quale misfatto, prendeva i suoi fumetti e li bruciava, non so, ha avuto questo shock infantile. E poi ha iniziato a trovare lavoro per il Corriere dei Piccoli, tutte queste cose qui, e da lì ha trovato un'altra mamma che dopo, cioè la sua direttrice. Di una delle ditte per cui è andato a lavorare è diventata più o meno come sua mamma, ha rimpiazzato sua mamma. Insomma, Tiziano Sclavi ha avuto dei rapporti con se stesso difficilissimi, con la sua creatura Dylan Dog difficilissimi perché è sempre se stesso, quindi Dylan e Tiziano Sclavi sono la stessa persona. Tiziano Sclavi che non vuole più sapere niente di Dylan Dog perché Dylan Dog è lui. Bene, per il momento è tutto. Se questa recensione ti è piaciuta, condividila dove vuoi, con chi vuoi, su Facebook, quello che vuoi, dove vuoi. Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sul mondo di Dylan Dog e noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo. Pollice in su se ti sto simpatico, ti è piaciuta la recensione, pollice in giù se invece ti sto sulle balle e vuoi dire Dylan Dogofilo fai schifo, boh, pollice in giù, me lo merito, boh, ciao.